Il ritorno di Conti al timone del festival più famoso d'Italia promette grandi novità che stravolgeranno le aspettative del pubblico. Carlo Conti, un nome che evoca serate all'Ariston ricche di emozioni e sorprese. Ma dietro le quinte del prossimo Festival di Sanremo, si sussurrano indiscrezioni che lasciano intendere un'edizione più che mai imprevedibile. Qualcuno sostiene che il conduttore storico abbia posto un veto su alcune proposte, o forse ha dovuto rinunciare a collaborazioni che tutti davamo per scontate. Sarà vero che Conti, noto per la sua eleganza e la sua capacità di mediare tra le diverse anime del festival, abbia dovuto prendere decisioni impopolari? Prepariamoci a un festival che promette colpi di scena e polemiche, un confronto tra passato e presente che potrebbe riscrivere la storia della kermesse. Un format più snello. Sono state ufficializzate da poco le novità riguardanti il regolamento della prossima edizione del Festival di Sanremo. Come già anticipato da Carlo Conti, nuovo direttore artistico della kermesse, le modifiche apportate al format mirano a rendere l'evento più dinamico e a valorizzare al meglio le canzoni in gara. Per quanto riguarda i big in gara, il numero è stato ridotto a 24, rispetto ai 30 dell'ultima edizione condotta da Amadeus. Questa decisione è stata presa per consentire alle canzoni di avere maggiore spazio e di essere valorizzate al meglio. Una delle principali novità riguarda la sezione Nuove Proposte, che torna con un format rinnovato. Quattro giovani talenti si sfideranno in una sorta di torneo ad eliminazione diretta, con due semifinali in programma mercoledì e giovedì. Il vincitore verrà decretato durante la quarta serata, dedicata alle cover, attraverso il voto del pubblico, della sala stampa e delle radio. A proposito della serata delle cover, Conti ha deciso di conferirle un ruolo diverso rispetto al passato. Sarà una sorta di varietà a parte, un'occasione per gli artisti di esibirsi in brani che amano e che non influirà in alcun modo sulla classifica finale. Grande e inaspettata novità di quest'anno sarà quindi il ruolo giocato dal pubblico da casa nella serata delle cover. Negli ultimi anni, la serata delle cover è diventata spesso un trampolino di lancio per alcuni artisti, ma quest'anno Conti ha voluto ridimensionarne l'importanza, restituendole un carattere più ludico e meno competitivo. Il televoto sarà infatti escluso dalla votazione della serata cover. Questa scelta permette alle canzoni in gara di mantenere il focus e di essere giudicate in base al loro valore intrinseco. Gli artisti saranno così liberi di sperimentare e di proporre interpretazioni originali, senza doversi preoccupare eccessivamente del gradimento del pubblico.